Renato, puoi ricordare per favore l'approccio con Brando? Come e quando hai pensato di coinvolgerlo? Aveva visto il conformista? Che tipo di reazione ha avuto lui quando l'hai cercato? E come è stato il suo rapporto prima e durante la lavorazione? Facciamo un trattatello. Ho raccontato di recente un po', non voglio annoiare nessuno, ma c'era questo film, c'era questo titolo che mi ha detto, L'ultimo tango a Parigi, che mi piaceva molto, anche se non sapevo bene di cosa avrebbe trattato. Poi piano piano la storia di un uomo e di una donna che si incontrano in un luogo anonimo, che non appartiene a nessuno dei due, eccetera, eccetera. Provai ad andare prima da Belmondo, che era il mio mito, per via di Fino all'ultimo respiro, Godard, che lesse la sceneggiatura e quasi mi cacciò dal suo ufficio. Disse: questo è un porno, io non faccio porno. Poi andai da Alain Delon, che invece molto diverso, mi disse: sì, mi piace tanto, però io voglio essere anche il produttore del film. E io ho capito che c'era in agguato un attore ormai molto molto importante, su cui si organizzavano, si finanziavano i film, che voleva avere il controllo del film, perché aveva capito che era lì che andava su terreni inesplorati. E allora dissi: no, grazie, non voglio essere un attore, produttore. Non sapevo, non conoscevo l'espressione, ma era un conflitto di interesse. E allora dissi di no, e poi non so come, una mia idea. Una sera, cenando a Piazza Navona, qualcuno mi disse: e Marlon Brando? Nessuno sapeva più che fine aveva fatto. Era sparito, perché prima era sparito per conto suo, poi aveva fatto il padrino, altro periodo, lungo periodo di assenza. Insomma, finalmente qualcuno riuscì a farlo venire per 2 o 3 giorni a Parigi, all'Hotel Raffel. Andai a incontrarlo. Mi ricordo, io e lui eravamo seduti all'albergo e gli raccontai la storia con un inglese improbabile in 1 minuto e mezzo. E poi lo guardai, nessuna reazione. E poi gli disse: ma insomma, perché non mi guardi negli occhi? Ti sto raccontando il film che voglio fare. E lui mi guardava: ma se perché voglio vedere quando è che la smetti col piede di fare delle. E allora, una bella risata. Poi andammo in una saletta di vicino, vide il conformista e capì da come reagì, che insomma le cose andavano.